Ciao ragazzi, finalmente, lo so, vi ho fatto aspettare un sacco, ma finalmente il video sui miei nuovi tatuaggi. Doveva essere sul mio nuovo tatuaggio, poi alla fine, quando sono tornata a ritoccare quello che avevo fatto a Los Angeles, ne ho fatto un altro, che adesso vedrete. Ma prima voglio farvi vedere anche tutti gli altri miei tatuaggi, così, insomma, questo sarà un po' un video su tutti i miei tatuaggi. Vi faccio il recap di quelli che già ho e di quelli due nuovi, che in totale adesso sono 6. Iniziamo con il primo che ho fatto, che vi faccio subito vedere. Questa è una fatina con una bacchetta magica, spero riusciate a vederlo per bene. È una fatina con una bacchetta magica e c'era anche tipo stelline rosa che cadevano dalla bacchetta magica, qualche piccolo puntino che però sono scomparse nel tempo. Infatti io sconsiglio di fare tatuaggi colorati perché veramente, almeno su di me, il colore rosa forse è durato 2 anni e poi sparito come non ci fosse mai stato. E questo l'ho fatto a 23 anni, sono stato il mio primo tatuaggio. Io in realtà ho iniziato a fare i piercing a 12 anni, non sto scherzando, mancava un mese perché ne facessi 13 ed ho fatto il piercing all'ombelico. A 17 anni ho fatto il piercing alla lingua, tipo a 15 quello al naso, che però ho tenuto pochissimo, e al trago credo sempre anche 17-16, insomma ero piccolissima per tutti i piercing. Invece con i tatuaggi ho iniziato un po' più grandicella, appunto il primo avevo 23 anni e volevo assolutamente fare una fatina perché per me le fatine sono un ricordo d'infanzia, c'erano un sacco di ricordi legati alle fatine, un libro che mi ha regalato mia zia che non c'è più e poi una mia personale fissazione, tra l'altro non si nota ma sapete che qua sopra c'è una mensola con un sacco di fatine, insomma sono un po' una costante nella mia vita e quindi sì, ho voluto assolutamente che il mio primo tatuaggio fosse una fatina, l'avrei fatta con più dettagli eccetera, però sarebbe dovuta essere troppo grande, quindi l'ho fatta piuttosto più piccolina. Il secondo tatuaggio è stato questo e l'ho fatto quando già facevo i video su YouTube, credo. Quanti anni avevo? Non lo so, tipo penso 27, una roba del genere. E ho fatto questo Believe. Ok, mi sono dovuta alzare per farlo vedere bene. C'è scritto Believe, ovvero credi, e la B in realtà è un cuoricino. E quasi dimenticavo di dirvi dove li ho fatti. Il primo l'ho fatto a Trieste, mentre questo l'ho fatto ad Alkmaar, un paesino vicino Amsterdam, quando abitavo nei Paesi Bassi. Believe perché Believe... Tutti i miei tatuaggi hanno dei significati, però sono talmente personali che è davvero difficile spiegarvi che cosa significhi. Praticamente credi in che cosa? Sostanzialmente che tutto succede per una ragione, che niente succede per caso. Questo è praticamente, ma credi nelle fiabe, credi nell'amore, in tante cose diverse, però ha un significato particolare. Però diciamo che sostanzialmente è proprio questo, credi che tutto succede per una ragione. Poi altri due tatuaggi, questi invece li ho fatti proprio ad Amsterdam, in centro ad Amsterdam, e li ho fatti assieme, non so perché, ma sto facendo molti tatuaggi, ho fatto due tatuaggi assieme e poi altri due assieme. Allora, ho fatto ad Amsterdam questo che è Now e questo l'ho fatto tipo 3 anni fa, eccolo qua. Allora, questo volevo che fosse nella mia scrittura, in realtà questa è la mia scrittura, la N maiuscola, la O e la W sono minuscole, volevo che fosse nella mia scrittura perché volevo capire io che cosa significa. Mi piace il fatto che da lontano sembri quasi tipo una scrittura in arabo, insomma mi piace il fatto che non si capisca che cosa significa, poi tutti mi chiedono cosa significa, oppure alcuni capiscono che c'è scritto Now, ma Now è un po' un reminder per me, per ricordarmi di godermi il momento presente, cioè Now, non la giornata, non domani, non voglio vivere aspettando sempre un domani, un giorno migliore che arriverà, anche per le stupidaggini, ah non vedo l'ora di finire questo o quello per riuscire finalmente a godermi, no, io voglio godermi l'adesso, il momento, ora, e quindi questo piccolo reminder per me, a cui sono molto affezionata. E poi stesso giorno che ho fatto Now ho fatto un altro tatuaggio che si vede anche nella mia ultima foto su Instagram, che si vede in rarissime foto questo tattoo, ed è un gattino piccolino qua dietro l'orecchio. Perché un gattino? Perché io ho la passione per i gatti da quando sono piccola, ho sempre avuto soltanto praticamente gatti, a parte tipo un pappagallino e una tartaruga, ma sostanzialmente ho sempre avuto gatti e quindi in realtà quando il mio primo gatto
è venuto a mancare, che io c'ero affezionatissima al fiocco di neve, volevo farmi un fiocco di neve come tatuaggio, però era ancora prima che io avessi fatto il mio primo tatuaggio, quindi non ero molto sicura di volerli eccetera, quindi alla fin fine ho lasciato stare, ma mi è sempre rimasta questa cosa e volevo farmi quel giorno un fiocco di neve. E poi ho pensato, cavolo, no, però potrei farmi proprio un gattino. Ho cercato di trovare un gattino da poter fare piccolo piccolo, perché come avete visto mi piacciono i tatuaggi piccoli, quindi è sempre molto difficile, perché sì, sono bellissimi quelli elaborati che hanno mille dettagli eccetera, però su di me, anche perché ho la pelle talmente chiara, si vedono fortissimo, sono fortissimi, e quindi mi piacciono piuttosto tanti ma piccolini, piuttosto che, non lo so, due ma enormi, per farvi capire. E quindi non ho fatto un gatto che avesse, tipo, mi piacerebbe un sacco fare tipo il faccino di Denver o il faccino di Audrey o entrambi, però credo di doverli fare troppo grandi, quindi alla fin fine ho fatto questo piccolo gattino che ha giusto il profilo ed è riempito. Secondo me è bellissimo e carinissimo, poi è nascosto qua dietro, ma ci sono molto affezionata anche a questo. Sono molto affezionata ai miei tatuaggi, penso molto prima di fare ogni tatuaggio, e ogni tattoo ha un sacco di significato, perché gli do un sacco di significato, quindi questo è quanto. Spero di ricordarmi tutto quello che vi sto dicendo sui tatuaggi, comunque sì, dove li ho fatti, e questi erano i tatuaggi che io avevo fino a qualche tempo fa. Poi siamo stati a maggio, mi sto rendendo conto, no, era ad agosto. Venire a maggio sono stati a San Francisco, invece ad agosto siamo stati a Los Angeles. E quando siamo stati a Los Angeles io mi sono messa in testa di voler fare un altro tattoo. Alla fin fine ho detto, ok, voglio assolutamente fare questo, so già che cosa voglio, bla bla bla, e sono andata a cercare tatuatori a Los Angeles. Ovviamente è difficile trovarne di disponibili, quindi ho dovuto aspettare, sono tornata la sera, ho trovato uno studio che mi piaceva eccetera eccetera, ho filmato il vlog anche quel giorno, quindi sicuramente avrete visto il tatuatore e tutto. E solo che poi, una volta guarito, il tatuaggio era tipo sbiadito e non mi è mai successo con nessuno dei miei tattoo, quindi sono dovuta andare qua a Trieste da una ragazza molto brava, tra l'altro, che me l'ha salvato tra virgolette, perché ha dovuto praticamente ribatterlo tutto e ho dovuto rifare il tatuaggio. Vi ho fatto aspettare così tanto per farvelo vedere, perché uno, tornata da Los Angeles, stavo aspettando che guarisca e poi volevo farvelo vedere, solo che poi era tutto sbiadito, era come se l'avessi fatto 30 anni fa, non lo so, non si vedeva proprio. Quindi che cosa ho dovuto fare? Ho dovuto aspettare il matrimonio per poterlo ribattere, per mandare il matrimonio con la garza, che ne so, o macchiare vestito eccetera. Poi mi sono presa la mononucleosi, tipo, che ha durato un sacco di tempo, quindi ero bloccata a casa, tipo ho rimandato l'appuntamento per rifare il tatuaggio tipo tre volte, e poi finalmente l'ho fatto, l'ho rifatto, e poi ho dovuto aspettare che guarisse. Infatti oggi dovevo fare in realtà il video che mi avete richiesto voi sui prodotti beauty più strani al mondo, io che li testo, erano già qua pronti, però siccome ho visto che i tatuaggi sono guariti, finalmente ve li posso far vedere. E questo è il famoso tatuaggio che io ho fatto a Los Angeles e che poi appunto ho rifatto qua a Trieste. Eccolo qua, devo girare un po' il polso per farvelo vedere, ma è un hashtag e poi Lucky Girl. Ho scelto io il font, mi piaceva un sacco questo font, lo trovo molto elegante con questo corsivo. E Lucky Girl perché, allora, lo sapete, se mi seguite su Instagram, su Facebook anche, è l'hashtag che io utilizzo di più, è forse l'hashtag che ho creato io, a cui sono più affezionata, Lucky Girl, ed è anche questo un po' un reminder per ricordarmi di quanto io sia fortunata, di quanto io debba essere grata per tutto quello che ho, ma non solo per tutto quello che ho, ma anche per la persona che sono, quindi Lucky Girl, perché mi sento fortunata. E ho voluto metterci anche l'hashtag proprio perché questo mi ricorda ovviamente Instagram, i social, voi lo sapete, per me il fatto di essere sui social, avere questo rapporto con voi è bellissimo, e quindi anche per questo mi sento molto fortunata, quindi ho voluto inserirci anche l'hashtag per ricordarmi anche questo e per avervi un po' sempre vicini con me, insomma. E adesso mi emoziono, e poi visto che ero lì ho pensato, questo anche, allora, non l'ho deciso quel giorno perché non so se per il carattere che ho riuscirei mai ad entrare in un tattoo shop e scegliere lì al momento il tatuaggio, perché poi avrei paura che magari potrei pentirmene eccetera, quindi anche questo già l'avevo pensato giorni prima, e poi quando sono stata lì faccio, sì dai, ma facciamolo là, piccolino piccolino, quindi subito dopo aver fatto questo ho fatto quest'altro,
che vi faccio vedere. Tara tara. Sì, è minuscolissimo, aspettate che ve lo inquadro. Eccolo qua, è minuscolo, minuscolo, piccolo, piccolo, ed è una stellina. Mi piace un sacco, sono felicissima dei miei ultimi due tatuaggi, mi piacciono tantissimo, è questa stellina, io la adoro, è troppo troppo carina, piccola piccola, ovviamente se stendo il braccio eccetera si muove, quindi devo tenerlo fermo per farvi vedere la forma esatta, ma è perfetta, è stata bravissima la ragazza perché mi raccontava che fare stelline è veramente difficile perché un millimetro, uno sbaglio millimetrico lo noti, e quindi così è, mi ha detto che me l'ha fatta piccolina, se dovesse poi un po' sbiadire negli angoli posso tornare e riempirla in modo che resti più definita, ma per adesso l'ho voluta così vuota perché secondo me è molto carina, molto elegante e sono super 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 contenta. Devo dirvi, sono più contenta di tutto di avere questo tatuaggio decente, perché come era messo prima davvero non avrei mai fatto il video, era tutto era osceno, io non so quel tatuatore come possa avere review così positivi, non lo so, forse è bravo per i tatuaggi grossi ma non per quelli piccoli, perché la tatuatrice qua a Trieste infatti mi spiegava che i tatuaggi in realtà quelli piccolini, le scritte sono quelli più dettagliati, sono quelli più difficili perché essendo così piccolini qualsiasi errore si nota, mentre su quelli grandi anche se fai un errore non si vede, lo copri o comunque si perde un po', infatti lei mi diceva che quando ha iniziato a fare i tatuaggi il suo terrore era proprio che qualcuno le chiedesse un tatuaggio piccolino così con una scritta o una stellina, perché sono quelli più complicati. Quindi sono super 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 felice, adesso appunto siamo quota 6, ma tutti mi state dicendo che non si può avere solo 6 tatuaggi, che bisogna averne 5 o 7 perché devono essere dispari, ma in qualche modo io finisco sempre per averli pari, forse è una cosa psicologica, nel senso che li faccio sempre pari, così poi ho sempre nella mente devo farne ancora uno perché siano dispari. Infatti sto pensando già al prossimo tatuaggio che vorrei fosse tipo qua, ma non vi anticipo altro assolutamente, infatti già l'avevo accennato alla tatuatrice, ho detto guarda che presto ci rivediamo, probabilmente vengo stressati per un altro tatuaggio piccolo, perché io stresso tutti i tatuatori che quando mi propongono il disegno io più piccolo poi tornano così ancora più piccolo, quindi cioè sono il loro incubo veramente. Però niente, questo è il video di oggi, spero vi sia piaciuto questo video, insomma spero che finalmente di aver soddisfatto la vostra curiosità, che veramente questo tatuaggio mi ha fatto aspettare così tanto, cioè tipo da agosto ad ottobre, ma fidatevi, se lo facevo prima, cioè il tatuaggio era una schifezza, quindi ho preferito aspettare ad avere una cosa decente da farvi vedere, perché anch'io vedermi con quel tatuaggio, anche il matrimonio, vedermi con quel tatuaggio tutto sbiadito, era fastidioso. Questo è quanto insomma per oggi, scusatemi se questo video è troppo breve, ma vi mando un bacione, promesso che recupero, un bacio grande e alla prossima, ciao!